ti promettono soldi se tu investi, se tu vai ad investire. Buongiorno a tutti utenti di YouTube, dall'apostolo Leandro, conoscitore italiano. Nonostante le nubi in cielo non mi fermo e non mi trattengo nell'esporre l'argomento di oggi. Di che si tratta? Specificatamente parlando, oggi vengo a parlarvi di tutti quei, chiamiamoli guru, no? Di tutti quei personaggi che vi vengono a promettere grandi soldi. Cosa fanno questi personaggi? Vi dicono, basta che vai ad investire con me una cifra economica, magari anche 1000 euro, per poi riuscire a incrementare e quindi conseguentemente parlando a guadagnare dei soldi molto elevati, una quantità di denaro piuttosto elevata. Basta partire da un investimento iniziale. Su Instagram ci sono questi personaggi che spopolano, va bene? Nel senso che loro pubblicano a manetta, che significa a manetta, quasi continuamente questi post, no? Dove vi vengono a dire che basta semplicemente iniziare a investire, fare degli investimenti iniziali e poi di fatto si riesce ad arrivare ad guadagnare, quindi a raggranellare dei bei soldoni, va bene? Ora io diciamo che non ho mai seguito questi consigli, sebbene mi appaiano quasi ogni giorno su Instagram, e io accedo ogni giorno nel mio profilo ovviamente per controllare la posta, per controllare quindi direct, vedere le foto di ragazze e donne, perché io seguo principalmente ragazze e donne, non me ne vergogno, perché mi piace vedere una bella donna sexy, va bene? Una bella ragazza sexy, dov'è il problema? Non è un reato, è una cosa bellissima, mi piacciono le donne perché devo vergognarmi e perché devo vergognarmi di seguire donne sexy, donne belle, ok? Quindi mi piace guardare queste donne, osservarle e magari mettere qualche like, tutto qua. Ovviamente non sono così stupido da incrementare l'egocentrismo di costoro, quindi se lo metto lo metto perché devo essere convinto di farlo, non per altro. E mi appaiono appunto questi annunci, anche grandissimi personaggi del web, no? Famosissimi, che sono stati anche in TV, fanno queste grandi promesse di qua e di là e si guadagna molto bene, a loro dire. Bene, la mia opinione qual è? Attenzione, ora offro la mia opinione a tutti voi, non è che la mia opinione è detto che sia giusta, può darsi anche che la mia opinione non sia corretta, però mi piace esporla serenamente e tranquillamente. Allora io penso che in realtà non si guadagni niente, cioè una persona che investa dei soldi, quindi a fronte di un investimento economico, non ci sia poi l'accumulare dei soldi, del denaro, della pecunia, della bile pecunia, come anticamente dicevano i latini. Nulla si verifica di quello che eventualmente parlando verrebbe ad essere promesso. Mia opinione, mio punto di vista. Perché? Perché dico questo? Perché i soldi non piovono dal cielo, i soldi non è che se tu parti dando dei soldi avrai una quantità di denaro in più che ti arriverà. Non c'è la fata turchina che ti fa incrementare lo stipendio e o arriva un maghetto tipo Harry Potter che ti dice ciao ciao, sono Harry Potter, guarda, se tu investi 3.000 euro, questi 3.000 euro te li faccio diventare 6.000, 8.000, 10.000 euro, va bene? Cioè, secondo me questo è altamente non vero, questo è altamente finto, a mio avviso, bene? Cioè, io non ci credo, è una mia opinione, lo specifico per la 15ª volta, che ci sia un guru, ci siano questi meravigliosi santoni economici che ci garantiscono e che ci promettono lauti guadagni, va bene? Io non ci credo. Ora qualcuno mi dirà, io ho investito e ho guadagnato, bene, buon per te. Io francamente non ci credo, quindi non investirò mai e poi mai. Io non investirò neanche un euro, sono sincero. Perché, ripeto, sottolineo, non ci credo, va bene? Io poi ho saputo anche di persone che avevano dato dei soldi, in TV ne parlarono pochi giorni fa, su Rai 1, parlò una signora che pensava aveva perso 150.000 euro.
mi hanno detto: guardi, basta che lei investe con noi 2000 euro e tranquillamente e serenamente andrà a, diciamo così, guadagnare, ad avere un incremento di natura economica. Va bene? Intanto che parlo, guardate dove sono: la casa dell'acqua. Viva la casa dell'acqua! In tutta la regione Lazio ci sono questi luoghi meravigliosi, queste case dell'acqua, anche al mio amato Pisoniano, provincia di Roma, dove voi potete andare a dissetarvi tranquillamente e serenamente. Va bene? Io mi sto dissetando ora con voi. Facciamo un brindisi, anche se si fa con l'acqua uguale alla vostra. Come vedete, bevo acqua, non birra, non è vino, non è birra, alla vostra cincina. Fresca, buona, frizzante, molto molto buona. Quindi io non ci credo, punto e capo. Ora, perché questo lo fanno costoro? Perché loro dicono: se io vado a trovare più persone che mi danno per esempio 1000 euro, no? Facciamo finta, convinco 6 persone a darmi 1000 euro, da queste 6 persone io ricevo la borsa di 6000 euro, bene. Questi 6000 euro mi entrano puliti e puliti, poi magari prometto, magari a quella persona, uomo, donna, ragazzo, ragazza, che magari questi 1000 euro diventeranno 4000, e magari in realtà questi 4000 euro non arrivano, però intanto mi sono intascato la bellezza di qua di 1000 euro, che poi per 6 persone diventano in totale 6000. Ecco, questa è la furbizia, no? Dice: io sono stato furbo. Certo, ma la furbizia esiste, la furbizia fa parte dell'essere umano. Io dico che quei furbi sono in gamba, sono scaltri, non sono stupidi, va bene, sono molto bravi da questo punto di vista. Però siccome io sono più furbo di voi, o meglio di quelli che vanno dicendo: investi con me 1000 euro oppure 2-3000 euro, io dico: no, con te, con voi, con loro, io, Leandro, conoscitore italiano, non investirò mai neanche un euro, neanche un centesimo di euro. Mia opinione, penso di fare bene, penso di non fare male, perché ai soldi ci tengo, perché i soldi sono sacri. I soldi devono essere spesi in maniera attenta. Io, se spendo per qualcuno, mi fa piacere, per qualcuno che sta poco bene, testimonianza diretta, una volta al mese faccio beneficenza, aiuto gli altri, aiuto il prossimo, compro solo cose che mi possono servire. Ho comprato un portatile per migliorarmi, un telefono buono, della Xiaomi, Xiaomi, okay. Cioè, comunque mi sto dando da fare, va bene. Proprio perché voglio migliorare sempre di più sul web, conseguentemente parlando su YouTube, ma anche su Twitch, quando un giorno tornerò a fare live su Twitch, spero il prima possibile, va bene? Ho il fiatone perché purtroppo sto facendo la salita, è normale, tranquilli, va bene? Ma penso che ci stia a fare le salite e abbia il fiatone, anche perché non sono abituato a farle le salite, quindi è normale che un po' di fatica ce l'abbia, va bene? Ora, quindi dove voglio arrivare? Oggi voglio arrivare a dirvi che sì, fate quello che volete, ragazzi, io vi sto dicendo, fate tutto ciò che volete, sentitevi liberi di donare, affidarvi a questi santoni, a questi guru, a questi personaggi che vi diranno: investi con me 1000, 2000, 3000, 5000, 12000 euro, però sappiate che i soldi sono i vostri, che i soldi non piovono dal cielo, che raddoppiare i soldi secondo me non esiste. Io non penso che una persona possa riuscire a farmi arrivare da 1000 euro a 10.000 o da 1000 a 4.000 o a 5.000. Tutto questo secondo me è impossibile, mia opinione personale, sia ben chiaro. Quindi riflettete, cercate di capire come stanno le cose da subito e soprattutto quando arriva il guru o sedicente tale che vi dice: tu basta che mi dai 1000 euro, fateci un pensiero sopra. Non è che dovete dire subito sì. Pensate, riflettete, contate fino a 10, contattate i vostri genitori, i vostri amici, i vostri parenti, guardate i video di Leandro, che sono io, il conoscitore italiano, cercate di capire se quello che vi stanno dicendo è vero oppure no, se effettivamente parlando dare soldi, quindi pecunia, è un'azione che vi può portare ad arricchirvi, ma io non credo. Anche perché una cosa è dare soldi così a buffo, una cosa è incrementarli, ma ripeto, la bacchetta magica
a mio avviso non esiste, quindi nessuno vi, secondo me, vi potrà garantire un guadagno economico elevato o un investimento iniziale che poi diventa magicamente 20.000, 3.000, 30.000 euro, perché io ripeto, non ci credo, secondo me non esiste, punto a capo. Ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole, siate padroni dei vostri soldi, del vostro denaro, perché così deve essere, però io per esempio non investirò mai poi mai neanche un centesimo di euro. Io preferisco aiutare gli altri, fare beneficenza come faccio regolarmente, ma mi dispiace, non voglio e non posso, soprattutto non voglio investire soldi, quindi pecunia, con qualcuno che poi magari mi ritrovo, diciamo così, senza soldi, perché magari ho investito quei 1.500, quei 2.000, 4.000 euro per poi ritrovarmi a zero, e magari la persona che mi ha promesso di farmi incrementare i soldi e arrivare magari a 5.000, 6.000 euro sparisce e magari rimango letteralmente fregato. Bene, Ariandro, conoscete tutto, guardate il spettacolo, nubi, ma anche se ci sono i nubi, non mi fermo, non mi freno a fare video. Bene, ciao, una buona giornata a voi e iscrivetevi al canale, mi raccomando, ciao.